Buongiorno a tutti! In questo nuovo tutorial mostrerò come realizzare questa elegantissima maglietta che io ho deciso di chiamare maglia polvere di stelle. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato quello della Mistrico Filati Linea Canada Zucchero Luxe, uno dei filati che preferisco utilizzare in estate, che vi ricordo che è una viscosa da canna da zucchero, più all'interno il lamé, anche se dalla telecamera non si vede. Il colore che ho scelto io è il colore 08, che è questo colore molto particolare perché è un azzurino tendente al ghiaccio, quindi un colore perfetto per poter realizzare delle bellissime creazioni da indossare soprattutto la sera. Per poter realizzare questa maglietta, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 g di questo filato lavorando con uncinetto il numero 3. Mi raccomando, per una taglia M ci vogliono 400 g, per una taglia L 500, per una taglia XL 600 g, lavorando sempre con uncinetto il numero 3. E naturalmente, se lo volete fare più lungo, se volete fare alle maniche, dovete calcolare sempre quei 50 o 100 g in più rispetto a quello che ho utilizzato io. Per quanto riguarda quindi la canna da zucchero, come sempre vi lascerò il link in descrizione del sito Uncinettando con i Filati, in cui troverete questo colore e anche tantissimi altri colori ancora a disposizione del Canada Zucchero Luxe. Per quanto riguarda la lavorazione, è semplicissima, torno a lavorare il classico, quindi lavorazione in tondo che parte dal basso, si vanno a fare questi tre giri che vanno ripetuti fino all'altezza degli scalfi. A quel punto si divide la parte avanti dalla parte dietro e i tre giri si trasformano in sei per poter continuare a fare la lavorazione. Mi raccomando, se in alcuni punti voi siete più grosse o più fine, non potete fare degli aumenti, ve li sconsiglio, ma vi consiglio invece di andare a cambiare l'uncinetto. Quindi se qui siete un po' più larghe, partite a lavorare con il 3,5, qui lavorate col 3, di nuovo 3,5 sul seno se ce l'avete abbondante, e poi le spalle di nuovo con il 3, in modo tale appunto da poter mettere la maglia di meglio aderire alle vostre forme. Una volta arrivate alle spalle, sono andata a cucire per 5 cm per creare questo scollo, e infine ho creato queste maniche un po' diverse. All'inizio volevo fare proprio delle maniche con lo stesso punto, però poi mi sono detta che perdevo un po' di eleganza, e quindi ho preferito optare per queste frange, molto facile da mettere. Nel video tutorial naturalmente vi faccio vedere come si fa. E naturalmente voi potete anche optare per non mettere le frange e lasciarla senza frange o fare delle semplici maglie. Detto ciò, spero che anche questa maglietta vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spruzzare, oppure mi trovate su Instagram sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato della Mistrico Filati Linea Canna Zucchero Luxe, il colore è lo 08, che è questo azzurro polvere, non so neanche io bene come definirlo, ma lo adoro perché è tra un azzurro e un ghiaccio, quindi bellissimo. Io lavorerò su un campione, questo perché in realtà avevo già registrato, ma mi sono accorta che la registrazione non è venuto bene, perché purtroppo stanno facendo dei lavori nella zona dove abito, e quindi si sentiva Trapani e roba del genere, quindi la rifaccio e vi faccio un piccolo campione. Però vi dico già che lavorerò con l'uncinetto del numero 3, e la lavorazione andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 10. Nella mia maglia io ho montato 180 catenelle, nel campione ne ho montate soltanto 60. Mi raccomando, quando dovete andare a montare le catenelle, misurate o il seno o i fianchi a seconda di cosa avete più largo, e andate a mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella misura. Vanno bene se mettete qualche centimetro più o qualche centimetro in meno, dipende sempre se la volete aderente oppure no. Vi ricordo inoltre che se dovesse stringervi la striscia di catenelle, potete farla invece che con un uncinetto del numero 3, con un uncinetto del numero 3,5, in modo tale da avere la striscia di catenelle più morbida e non vi stringe come quando poi andate a fare l'intera maglia. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa,
3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Facciamolo ancora insieme. Entro nella terza e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto la maglia bassa e le 3 catenelle. Vado a chiudere la lavorazione entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e facendo una maglia bassissima. Secondo giro, o vi alzate con una catenella e poi andate a fare la maglia bassa o fate come me, entriamo direttamente nella maglia alta di base e facciamo una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle che mi separano le due maglie alte e vado a fare 6 maglie alte separate da una catenella, quindi entro dentro e realizzo la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro, seconda maglia alta. Catenella di separazione, rientro, terza maglia alta. Catenella di separazione, rientro, quarta maglia alta. Catenella di separazione, rientro, quinta maglia alta. Catenella di separazione, rientro, sesta maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi vado direttamente dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle che mi separano le due maglie, scusate, io ogni tanto mi devo tirare il filo, che separano le due maglie basse e vado a fare le mie 6 maglie alte separate da una catenella, quindi una maglia alta, catenella di separazione, rientro, seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro, terza maglia alta, catenella di separazione, rientro, quarta maglia alta, catenella di separazione, rientro, quinta maglia alta, catenella di separazione, rientro, sesta maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamolo un'ultima volta insieme, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle che mi separa le due maglie basse e vado a fare 6 maglie alte separate da una catenella, quindi una catenella di separazione, 2 catenella di separazione, 3 catenella di separazione, 4 catenella di separazione, 5 catenella di separazione, 6 catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le 6 maglie alte separate da una catenella, ho fatto anche l'ultima catenella, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro. Con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di separazione tra la maglia bassa e la prima maglia alta e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado tra le due maglie alte successive, quindi tra la prima e la seconda, e realizzo una seconda maglia alta. Vado nell'archetto successivo che mi separa la seconda dalla terza maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo che mi separa sempre le due maglie alte, vado a fare una maglia bassa.
2 catenelle, 1, 2. Quello che facciamo adesso si verrà fatto per tutto il giro. Dobbiamo andare a fare 6 maglie alte, una fra le varie maglie alte, la maglia alta e le maglie basse. Quindi andiamo tra la quarta e quinta maglia alta del giro precedente, andiamo a fare la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, vado tra la quinta e la sesta maglia alta e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado tra la maglia bassa, la maglia alta e la maglia bassa e vado a fare la mia terza maglia alta. Prendo il filo, vado tra la maglia bassa e la prima maglia alta e vado a fare la mia quarta maglia alta. Prendo il filo, vado tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare la mia quinta maglia alta. Prendo il filo, vado tra la seconda e la terza maglia alta e vado a fare la mia sesta e ultima maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo andando a fare le mie 6 maglie alte. Quindi vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado tra la quinta e la sesta maglia alta e realizzo la seconda maglia alta. Vado tra la maglia alta e la maglia bassa e realizzo la terza maglia alta. Vado tra la maglia bassa e la maglia alta e realizzo la quarta maglia alta. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo la mia quinta maglia alta. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo la mia maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Quindi entro tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado tra la quinta e la sesta maglia alta e realizzo una seconda maglia alta. Vado tra la maglia alta e la maglia bassa e realizzo una terza maglia alta. Vado tra la prima maglia bassa e la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo la mia quinta maglia alta. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, devo fare questo per tutto il terzo giro e vi farò vedere come lo andiamo a terminare. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto la maglia bassa e 2 catenelle, prendo il filo, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado tra la quinta e la sesta maglia alta e faccio la mia terza maglia alta. Vado tra la sesta e la maglia bassa e faccio una maglia alta. Se ricordate, noi all'inizio abbiamo fatte 3 e quindi terminiamo con 3 maglie alte. Quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, adesso noi dobbiamo ripetere dal primo giro perché sono 3 giri che vanno sempre ripetuti. Per fare ciò noi andremo a fare tante maglie basse fino a ritrovarci dove abbiamo la maglia bassa. Quindi andiamo a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarci dove abbiamo la maglia bassa. E a questo punto quindi vi faccio vedere come fare di nuovo il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto a prima, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi siamo sopra la maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 6 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto tutte le maglie alte, vado dove ho l'ultima e vado a realizzare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie maglie alte, quindi la sesta, e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere e vi faccio vedere cosa verrà fuori con questo motivo.
si alterneranno e verrà fuori questa sorta di occhi, se vogliamo chiamarli così, molto carini, molto particolari. Io ho già utilizzato questo punto per fare tantissimi anni fa, penso il primo anno di apertura del canale, una maglia che feci con questo stesso punto e le maniche a 3/4. Comunque, questi sono i 3 giri. Vi ricordo che ho montato 180 catenelle e vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo fino ad arrivare agli scalfi, e a quel punto vi farò vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti e andare a lavorare questi giri in giri di andata e ritorno, dove non avremo più 3 giri ma 6 giri. Allora, per arrivare agli scalfi io ho ripetuto il motivo per 17 volte e sono andata a ripetere il primo giro del motivo, quindi dal basso fino agli scalfi ripetuto il motivo 17 volte e sono andata a ripetere il primo giro. Per poter mettere i marcatori sono andata a contarmi le maglie alte, quindi 1 2 3, io ne ho un totale di 18, quindi ne ho messi 9 avanti e 9 dietro, mettendo il marcatore qui tra le due maglie alte dove ho l'archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse. Vedete, qui ho la maglia alta, qui ho la maglia alta, maglia bassa, e ho l'archetto di 3 catenelle, e qui sono andata a mettermi il marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato, e adesso possiamo andare a lavorare sempre lo stesso motivo ma in giri di andata e ritorno, quindi non più in giri di tutto tondo, e vi faccio vedere come fare. Mi raccomando, come sempre, se avete una maglia alta dispari, quella dispari va sempre sul davanti e mai sul dietro. Detto ciò, possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro. Io con delle maglie bassissime naturalmente mi sono portata dove ho la mia prima maglia alta, e quindi vado a lavorare il mio secondo giro, perché il primo giro, vi ricordo, l'abbiamo fatto per mettere il marcatore, e quindi facciamo normalmente il nostro giro. Andiamo a fare una maglia bassa, una catenella, entriamo nell'archetto di 3 catenelle che separa le due maglie basse, e andiamo a fare sempre le 6 maglie alte separate da una catenella, quindi non cambia nulla. Andiamo a lavorare normalmente il nostro giro fino ad arrivare al marcatore successivo. Vi farò vedere come terminare scusate, e come iniziare il terzo giro. Sto quindi terminando il mio secondo giro. Vi ricordo che il primo l'abbiamo fatto prima di mettere i marcatori. Ho fatto le 6 maglie alte separate da una catenella, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così il mio secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2. Vado tra la maglia alta, tra la maglia bassa e la maglia alta dove ho la catenella di separazione, vado a fare la mia prima maglia, la mia seconda maglia alta. Vado una maglia alta, vado tra le due maglie alte successive, vado a fare una terza maglia alta. Vado tra le due maglie alte successive e vado a fare un'altra maglia alta, per un totale quindi di 4 maglie alte. 2 catenelle, 1 2, vado nell'archetto successivo tra le due maglie alte, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 2, e vado a lavorare normalmente facendo le mie 6 maglie alte. Quindi vado tra le due maglie alte, vado a fare la mia prima maglia alta, vado tra le due maglie alte successive e faccio la mia seconda maglia alta, vado tra la maglia alta e la maglia bassa e faccio la terza maglia alta, vado tra la maglia bassa e la maglia alta e faccio la quarta maglia alta, vado tra le prime due maglie alte e faccio la mia quinta maglia alta, vado tra la mia tra le due maglie alte successive e faccio la mia sesta maglia alta, 2 catenelle, archetto successivo tra le due maglie alte, maglia bassa, 2 catenelle, e continuo a lavorare normalmente quindi il mio terzo giro fino ad arrivare alla fine, dove vi faccio vedere come terminarlo e come iniziare il quarto, anche perché qui non avremo solo 3 giri ma ne avremo un totale di 6. Sto per terminare anche il terzo giro. Ho fatto la maglia bassa, vado a fare 2 catenelle, 1 2, vado tra la maglia alta, tra le due maglie alte successive, e realizzo la mia prima maglia alta, vado tra le due maglie alte successive, realizzo la mia seconda maglia alta, vado tra la maglia alta e la maglia bassa, realizzo la mia terza maglia alta, vado sopra la maglia bassa che è la fine del mio giro e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi si termina e si inizia con 4 maglie alte, e ho terminato così il terzo giro. Quarto giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, 3 catenelle di separazione, 1 2 3,
vado dove ho l'ultima delle mie 4 maglie alte, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa. E continuo a lavorare così normalmente il mio giro, quindi come ho sempre fatto il primo giro, però questo è il nostro quarto, quindi 3 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado dove ho la prima delle mie 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quinto. Sto terminando anche il mio quarto giro, ho fatto la maglia alta e le 3 catenelle, vado dove ho la prima delle mie ultime 4 maglie alte e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il quarto giro. Quinto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro una seconda maglia alta. Catenella di separazione, rientro una terza maglia alta. Quindi all'interno dell'archetto di 3 catenelle ho fatto 3 maglie alte e vado a fare una catenella di separazione e poi vado a lavorare normalmente come quando lavoravamo il nostro secondo giro. Quindi vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separano le due maglie basse e vado a fare 6 maglie alte separate da una catenella. Scusate, mi tiro un po' di filo. Eccomi, quindi una catenella di separazione, 2 catenella di separazione, 3 catenella di separazione, 4 catenella di separazione, 5 catenella di separazione, 6 catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, ricomincio, vado nell'archetto che mi separa le due maglie basse e vado a fare le mie 6 maglie alte separate da una catenella. Continuo così quindi per tutto il quinto giro e vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il sesto giro. Sto per terminare anche il quinto giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare la catenella, entro nell'ultimo archetto di 3 catenelle e vado a fare la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro terza maglia alta. Prendo il filo, entro nella terza catenella, quindi 1, 2, 3, non ho fatto nessuna catenella di separazione, vado a fare la mia ultima maglia alta. Ho terminato così anche il quinto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio sesto giro, che consiste nel realizzare. Potete alzarvi con una catenella o fare come me, andare a fare direttamente una maglia bassa sopra la prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e vado a fare le mie 6 maglie alte, quindi entro tra le due maglie alte dove ho la catenella di separazione, quindi salto le prime due, entro tra la seconda e la terza e vado a fare la mia prima maglia alta, vado tra le due maglie alte successive, seconda maglia alta, vado tra la maglia alta e la maglia bassa e vado a fare la mia terza maglia alta,
Vado tra la maglia bassa e la maglia alta e faccio la mia quarta maglia alta. Vado tra le prime due maglie alte e faccio la quinta maglia alta. Vado tra le due maglie alte e faccio la mia maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le due maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo e devo fare questo quindi per tutto il sesto giro. E sì, andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia, una maglia alta fra le due maglie alte, andando a fare sempre le mie 6 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque e 6, 2 maglie alte, scusate, 2 catenelle, vado tra le due maglie alte successive, maglia bassa, ops, 2 catenelle, ricomincio da capo. Vado a fare questo quindi per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come iniziare il settimo e sarebbe il nostro primo, di nuovo il nostro primo giro. Sto per terminare anche il sesto giro, ho fatto la maglia alta e le 2 catenelle, devo andare a fare le mie 6 maglie alte, quindi vado tra le due maglie alte e realizzo la mia prima maglia alta, vado tra le due maglie alte successive e realizzo la seconda maglia alta, vado tra maglia alta e maglia bassa e realizzo terza maglia alta, vado tra maglia bassa e maglia alta e realizzo la quarta maglia alta, vado fra le due maglie alte e realizzo la mia quinta maglia alta. Vado tra le maglie alte successive e realizzo la sesta maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia bassa. E adesso si ricomincia dal primo giro che vi faccio rivedere, però, ups, scusate, e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie 6 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Quindi continuo a lavorare manualmente e poi ricominceremo dal secondo giro, che vi ricordo il secondo giro è una maglia bassa sopra la prima maglia alta, una catenella e poi si va a fare direttamente nell'archetto di 3 catenelle che separano le 3 maglie, le 2 maglie alte, le nostre 6 maglie alte separate da una catenella. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere per poter crescere. Io vi dirò alla fine quanti motivi ho fatto e come motivo io vi conterò sempre qui dove ho l'archetto, quindi 1, 2, quindi anche se sono 6 giri io li conterò come se fossero 3, quindi 1 e 2, in modo tale da essere un po' più precisi per quante volte sono andate a lavorare fino ad arrivare all'altezza delle spalle e poi faremo la stessa cosa anche dietro. Vi farò vedere come cucire le spalle e poi andremo a fare un leggerissimo accenno di maniche. Allora, sono arrivata all'altezza delle spalle, ho ripetuto i giri, quindi i 6 giri per 3 volte. In totale i motivi sono 1, 2, 3, 4 e 5, però i giri li ho ripetuti per 6 volte. Scusatemi, per 3 volte, quindi 1, 2 e stavo, ho fatto il terzo fermandomi naturalmente dove ho il giro di maglia alta, catenelle, maglia bassa, maglia, catenelle, maglia bassa. E poi sono andata a cucire le spalle, naturalmente dietro ho fatto la stessa cosa e sono andata a cucire per circa 5 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte e adesso posso andare a fare le mie maniche, una cosa molto molto semplice. Allora, per le maniche io ho fatto delle frange, vedete, sono delle frange che ho fatto attorno a tutto lo scafo della manica, tranne sotto. Quindi sotto l'ho lasciato libero, l'ho fatto a lato, in alto dove ho la cucitura e questo lato. Come potete vedere, sono delle frange dove io ho unito, ve le faccio vedere, due fili da 18 centimetri di lunghezza, quindi vedete, ho fatto tanti fili e poi ne sono andate a prendere due alla volta. E li ho uniti alla maglia facendo delle piccole nappine, se vogliamo definire così. Vi faccio vedere un attimo come ne si ne fa una, giusto per rendervi conto. Vedete, io l'ho fatta attorno a tutto qui la mia bordo della manica
prendo l'uncinetto, vado sotto, vedete, sotto al bordo, prendo i due fili giusto al centro, li riprendo, potete farlo sia senza l'uncinetto che con l'uncinetto, e vado a tirare e ho creato così la mia nappina. E si creano queste bellissime frange attorno a tutta la manica, sia da questo lato che giustamente anche da quest'altro lato, che vi copriranno l'intera spalla. Ripeto, però, non mettetele anche sotto, quindi nello spazio qui sotto che avevamo lasciato, ma libero, ma iniziate, dobbiamo iniziare la lavorazione sia avanti che dietro. Una volta fatto ciò, la nostra maglia è terminata. Non farò nessun bordino né sotto né sopra, avrei potuto fare frange anche sotto, ma preferisco lasciarla così per non appesantire troppo la maglia. Quindi la nostra maglia polvere di stelle è terminata.